Michele Mirabella scambia Chiara Ferragni per l'attrice Faye Dunaway dandola pure per morta. Lunedì pomeriggio, tra i tanti ospiti di Vieni da me di Caterina Balivo, era presente anche Michele Mirabella, storico conduttore di Elisir ma anche di Tutta Salute. L'artista, in un clima goliardico, si è divertito con la presentatrice partenopea a riconoscere dei personaggi che sono diventati celebri negli ultimi anni. Dopo non aver riconosciuto Achille Lauro, che ha partecipato alla 69esima edizione del Festival di Sanremo, scambiandolo per un nome di barca, non ha saputo nemmeno dire chi è Fabio Rovazzi. Stessa cosa per il rapper Gali, chiedendo alla Balivo se ha presentato un disco a San Vittore. Ma il momento epico di tutta l'intervista è stato quando quest'ultima gli ha mostrato la foto di Chiara Ferragni. Michele Mirabella e la clamorosa gaffe su Chiara Ferragni, e il marito Fedez. E Faye Dunaway. No, è morta. Ha risposto ad un tratto Michele Mirabella. Ricordiamo che la Dunaway è una splendida attrice 78enne ancora in vita. Caterina Balivo è rimasta scioccata, mentre l'ex campione dell'Eredità Diego Fanzaga ha cercato di suggerirgli la giusta identità. A quel punto il conduttore di Buongiorno Elisir ha capito chi fosse dicendo tutto questo. È molto graziosa, è un'attrice? Ah, Ferrara, Ferrazza, Ferrazzi, Ferragni? E chi è? Che mestiere fa? L'influencer? Questa è peggio della showgirl. Lei non fa nulla. Ho capito chi è. È un genio. Questa ha inventato il modo di non lavorare e guadagnare i milioni. È il premio Nobel della furbizia, bravissima. È anche una bella figliola. Mirabella, però, ha avuto qualche difficoltà anche col marito della fashion blogger cremonese, ovvero il rapper milanese Fedez. Alla domanda della Balivo se lo conoscesse, il collega di lavoro di Carlotta Mantovani ha risposto in questa maniera. Fedez. Oddio, e chi è mosto Fedez? Anche lui non fa niente dalla mattina alla sera? Ah, fa il cantante, quindi un lavoro lo fa.